Ciao, oggi andiamo a fare la recensione sul forno pizza della GGF, il Verace 11. Andiamo a vedere nel dettaglio il funzionamento. Le componenti aggiuntive sono questa teglia blu per pizza in teglia, il biscotto di Casapulla del peso di 6 kg e adesso andiamo a vedere il forno. Le dimensioni sono 55 cm di lunghezza, 46 cm di profondità e 29 cm di altezza. Prima di mettere in funzione il forno è importante fare questi passaggi. Togliere questa pellicola esterna che ricopre il forno, poi montiamo i piedi, togliamo l'ultima protezione di pellicola sulla parte anteriore. Poi procediamo ad inserire il biscotto di Casapulla, che è veramente facile, è di un'estrema facilità, come vedi in video. E dobbiamo fare questa operazione: accendere il forno a 150 gradi per un'ora. Questo permette al biscotto di asciugarsi, di togliere tutta l'umidità che ha accumulato. E noterete che di lato escono delle goccioline d'acqua. Non vi preoccupate, è normale. Anche sul vetro anteriore noterete queste goccioline. Passata l'ora, spegniamo il forno e apriamo per un'ora. Dopo un'ora riaccendiamo il forno, lo mettiamo a 400 gradi e lo facciamo stare per un'altra ora. Finito, possiamo riaprire ed il forno è perfettamente funzionante. Adesso andiamo a vedere le pizze. Io ero molto curioso di provarlo, quindi già mi ero preparato in anticipo l'impasto. Ho acceso il forno, ho messo 450 gradi il cielo e 400 la platea, giusto per provarlo. Ho preso una pizza, l'ho stesa e sono andato a infornare. E questa è la prima pizza, leggermente cotta perché stavo provando appunto il forno per vedere le tempistiche. Questo forno assorbe una potenza di 2700 watt, le due resistenze, quella superiore di 1600, quella inferiore di 1100. Non è dotato di luce interna e di ventola di raffreddamento. Le note positive sono i consumi bassi. Le due note meno positive, secondo me, sono il fatto proprio che non ha una ventola interna, la scocca esterna diventa bollente, quindi fate attenzione che potreste scottarvi. L'altra nota meno positiva è la maniglia dello sportello anteriore. Avrei preferito una maniglia lungo tutto lo sportello, così da rendere molto più fluido l'apertura e la chiusura dello stesso. Qui il video è accelerato. Dopo 50 secondi su per giù togliamo la pizza, la giriamo e la rimettiamo in forno. E la pizza è pronta. Qui ne andiamo a fare un'altra. Ovviamente anche qui ho tagliato il video e l'ho accelerato, giusto per farvi vedere la cottura. Le tempistiche sono veramente veramente brevi, ragazzi. In un minuto e 20, un minuto e 25 la pizza è pronta. E questa è l'altra pizza. Qui faccio una focaccia. Grazie.
E questo è il risultato delle pizze. Devo dire, un forno straordinario, di una potenza eccezionale. Spero il video ti sia piaciuto. Iscriviti al canale. Ciao e alla prossima.